Eccoci, eccoci a Shildon, nel profondo nord-est dell'Inghilterra. Come avevo detto, la descrizione città meno costosa d'Europa. Qui queste belle casette, anzi queste bellissime casette, costano 30-40 mila sterline. C'è un salotto, che normalmente sta proprio qui, dove c'è la bay window, queste finestre così costruite verso fuori, si chiamano bay windows, c'è il salotto, due stanze a letto sopra, nel primo piano, poi c'è la cucina e il bagno, un giardino. Se pagate un po' di più, 50 mila sterline, vedete tre stanze a letto, giardino forse un po' più grande, sicuramente anche il garage. Quindi, ecco, potete verificare quello che vi sto dicendo? Andate su rightmove.co.uk, zoopla.co.uk o onmarket.co.uk e verificate voi stessi. Verificate voi stessi che queste sono delle case che costano 30-40 mila sterline. Poi cibo in Inghilterra costa veramente pochissimo, ma veramente pochissimo. Potete comprare addirittura con dei paesi come Bulgaria, Romania, vedrete che qui i supermercati costano di meno, costano molto meno dell'Italia, della Germania. Vestiti, se siete venuti in Inghilterra, in tutta l'Inghilterra, come sapete, costano molto meno, costano molto molto meno. L'unica cosa che costa un po' di più sono i trasporti, ma i trasporti sono ottimi. Qui anche la domenica avete due treni all'ora che collegano Shildon con Newcastle, quindi c'è sia il treno che le corriere che vi collegano a città, praticamente con tutta l'Inghilterra. Da Shildon in 3 ore con un treno high speed siete a Londra. Queste casette qui sono tutte ready to walk in, cioè voi le comprate, fate una perizia per vedere che strutturalmente è tutto a posto e poi potete entrare, non avete nessunissimo problema. Non sono delle case, ecco, che bisogna ancora fare dei lavori a quei prezzi. Se vi dico 30-40 mila sterline, sono delle case che voi comprate e poi entrate, traslocate lì. Ecco, se voi trovate un'altra città in Europa dove le case costano meno, scrivetemi un commento che vado subito a verificare, che sono molto interessato a questo argomento. Quindi per favore scrivetemi se sapete una città dove le case costano meno, però non è che deve essere una, deve essere proprio la media, che qui qualsiasi casa costa 30-40 mila, sono tantissime case di questo stile qui con le bay windows. Poi certo, se volete semi-detached, queste sono terraced uno dopo l'altro, semi-detached, pagate 50 mila, ecco. Poi se volete qualcosa proprio di carino, certo c'è pure il massimo che si può arrivare su 100-120 mila sterline. Quindi ecco, città meno costosa d'Europa. Se venite a vivere qui, l'assicurazione malattie non la pagate, servizio NHS, un posto come questo è ottimo, l'ospedale è sempre vuoto, addirittura adesso con il Covid non c'è nessunissimo problema, veramente un ottimo servizio sanitario. Poi scuole, potete vedere e controllare, l'Ofsted di Shildon è eccezionale, exceptional, per tutte le 3 scuole elementari. La scuola media sta a meno di 10 minuti di macchina. E quindi, vedete, la città meno costosa d'Europa offre tutti questi vantaggi. Se decidete di comprare casa qui, di venire qui, non esitate a contattarmi, che vi posso aiutare anche dopo il Brexit a fare l'applicazione, vi posso dare qualche consiglio sulla procedura a seguire, non è molto difficile, per venire a vivere nella città meno costosa d'Europa. Venite a vivere nella città meno costosa d'Europa con dei stipendi ottimi, servizi ottimi.